questo 2017 è appena cominciato e questo 2017 si preannuncia un grande anno per gli horror videoludici. E a questo punto abbiamo proprio preparato per voi una selezione di quelli che secondo noi sono i 10 videogame horror più attesi per il 2017. Il 2017 si presenta un anno all'insegna dell'horror in campo videoludico e qui di seguito abbiamo raccolto i titoli più attesi. In decima posizione abbiamo Get Even, FPS in prima persona sviluppato da The Farm 51 in uscita il 26 maggio, dove si vestiranno i panni di Cole Black, che si risveglia in un vecchio manicomio abbandonato e dovrà andare avanti e sopravvivere basandosi sui pochi ricordi rimastigli. Grande attesa per il nostro nono posto, Call of Cthulhu, non certo il primo gioco basato sul famosissimo ciclo di H.P. Lovecraft, ma un horror investigativo con elementi stealth e RPG che potrebbe risultare uno dei migliori dopo vari prodotti dubbi tratti dall'opera dello scrittore di Providence. All'ottavo posto troviamo Routine, survival horror in prima persona ambientato su una base lunare abbandonata dove bisognerà risolvere il mistero della strana sparizione dell'intero team della stazione di ricerca lunare, uscita attesissima a marzo 2017 per un horror sci-fi che richiama titoli come Soma e Alien Isolation, quest'ultimo di prossima uscita in versione VR. Dagli sviluppatori di Bioshock e Dead Space arriva il nostro settimo posto, Perception, nel quale si vestiranno gli inediti panni di una ragazza cieca che dovrà sopravvivere in una casa infestata da misteriose presenze, risolvendo enigmi e appellandosi a tutti i sensi diversi dalla vista. Al sesto posto troviamo un seguito da bestseller, ovvero Dead Island 2, il quale, dalle isole caraibiche dei primi due capitoli, questa volta si sposta in una California in quarantena infestata dallo stesso virus. Non si hanno conferme sulla data d'uscita, ma su Amazon USA lo troviamo già disponibile in pre-order. Il nostro quinto posto è stato presentato all'ultimo E3 di Los Angeles e si chiama Days Gone. Protagonista è il cacciatore di taglie fuori legge Deacon St. John, che dovrà fronteggiare i classici umani zombificati da un virus in uno scenario del Pacifico sconvolto da pandemia globale. Il direttore del team di sviluppo, Christopher Reeves, ha affermato che il numero di nemici sullo schermo toccherà vette mai viste prima. E sempre per gli amanti degli zombie, in quarta posizione troviamo i due titoli di The Walking Dead. Se da un lato Overkill's The Walking Dead si aspetta dallo scorso anno a causa del rinvio dell'uscita, A New Frontier è invece atteso da tutti gli appassionati della fortunata serie sviluppata da Telltale, che hanno potuto giocare già i primi due episodi di questa terza stagione lo scorso 20 dicembre. Sul podio al terzo posto troviamo invece un attesissimo outsider, Agony, che gli sviluppatori di Madmind Studio hanno annunciato per il secondo trimestre del 2017 e che vedrà un'anima tormentata e senza memoria attraversare l'inferno tra demoni e anime in pena con il solo scopo di fuggire dagli inferi in un sentiero costellato da corpi dilaniati, fiamme e carne viva. Al secondo posto abbiamo uno dei classici della storia del cinema horror, Friday the 13th, dal quale Ilphonic e Gun Media hanno sviluppato un videogame zeppo di riferimenti alla saga e che ci porterà a Crystal Lake per interpretare a scelta sia la parte di Jason sia quella delle vittime che dovranno sfuggire al suo macete. Ma il titolo da brividi più atteso del 2017 è probabilmente ad oggi Outlast 2, ambientato nello stesso universo del primo capitolo, ma nel quale si vestiranno i panni del giornalista investigativo Blake Langerman, il quale si ritrova nel deserto di Sonora, in Arizona, in un inquietante villaggio a seguito di un incidente in elicottero. Il titolo è stato annunciato per la prima metà del 2017 e ha già tutte le premesse del capolavoro.